Onorevole La Penna, hai concluso questo intervento a Gaeta quasi come una sorta di chiamata alle armi. Non avere la provincia Pontina una rappresentanza nel nuovo consiglio regionale e soprattutto non averla in chiave centro-sinistra potrebbe essere definito proprio questo termine, una grandissima iattura. Sì, noi l'avremo la rappresentanza perché vinceremo queste elezioni regionali, però è chiaro che il tema di un sostegno forte al Partito Democratico come elemento sia di equilibrio, di stabilità, ma anche di classe dirigente in seno al consiglio regionale è per questo territorio al di là del consigliere che rappresenterà un elemento determinante. Una chiamata alle armi sì, perché saranno 15 giorni decisivi, ma non per il futuro di Salvatore La Penna, ma per il futuro del PD, saranno 15 giorni decisivi per il futuro delle nostre comunità. La regione incide tantissimo sulla qualità della vita, sui servizi, sulle infrastrutture, sulla sanità, sui trasporti e su tante altre materie e io credo fortemente che chi in questi 10 anni ha ben operato, risanato il bilancio della sanità e costruito le condizioni affinché Lazio ritornasse ad essere una delle regioni più credibili d'Europa debba poter continuare a lavorare in questa stagione politica amministrativa. Hai ribadito la necessità di una necessaria continuità, soprattutto amministrativa, al governo della regione. Hai anche sottolineato che sarebbero deleteri passi all'indietro nella storia. Addirittura hai fatto anche un riferimento: non c'è più il tempo e lo spazio per le presunte Lady ASL. Sì, io insomma, credo che noi non dobbiamo prestare il fianco alle strumentalizzazioni di questi giorni, di queste settimane di campagna elettorale. Noi la sanità del Lazio l'abbiamo risanata, ripianata, abbiamo aperto una fase espansiva rispetto al lavoro di programmazione messo in campo sulla costruzione di nuovi ospedali, sulla costruzione di tante strutture della sanità territoriale. Certamente insistono ancora problemi legati alla carenza di personale che dobbiamo risolvere in sede nazionale ed in sede europea. Coloro che oggi ci additano come i responsabili dei problemi della sanità sono gli stessi che durante le stagioni precedenti del centrodestra hanno creato questo debito sanitario e hanno proceduto a operazioni come la svendita del patrimonio pubblico della sanità, che ancora oggi gridano vendetta e sono ancora oggi una zavorra rispetto alla qualità dei servizi dell'Lazio. Cosa hai provato, Salvatore, nel momento in cui c'era comunque una bella cornice di pubblico, ma ci sono purtroppo altre componenti del PD che questa sera qui non ci sono? Nel PD c'è sicuramente sempre un'articolazione, una pluralità interna, non è chiaramente obbligatorio che tutti quelli che stanno nel PD votino Salvatore La Penna, però stasera qui c'era veramente una presenza importantissima, forse mai vista a Gaeta in un'iniziativa di questo tipo, tante donne, tanti giovani. Io credo che noi abbiamo gettato in questi ultimi mesi un seme importante, è un seme che ha bisogno di pazienza e di tempo, ma che oggi sta producendo tanto entusiasmo perché si sta comprendendo, almeno da queste parti, la portata storica di queste elezioni regionali. Tu pensi che anche dopo il voto regionale, anche perché la consigliatura qui è iniziata, ci possono essere presupposti, io dico anche di natura personale, oltre che politica, per ricomporre questa frattura, un PD composto purtroppo in 3 componenti, una è all'opposizione, la seconda è all'opposizione, l'altra è addirittura in maggioranza, Salvatore? Diciamo che quelli che sono le componenti del PD sono quelli che sono iscritti al PD. Io credo che per essere parte del PD bisogna esserne iscritto, c'è chi ha fatto la scelta di non iscriversi più e che quindi per forza di cose non fa parte più del PD. Su altre invece situazioni io credo che sia compito del segretario locale, che ha tutta la nostra fiducia, Gianluca Conte, del segretario provinciale Omar Sarubbo, lavorare affinché il PD sia sempre più inclusivo e largo. Il tempo poi è un giudice, incontrovertibile, quindi credo che in politica bisogna sempre lavorare per allargare e includere, ma partendo da dati certi e da rispetto delle norme di comportamento dentro un partito. Una considerazione finale che riguarda sempre il voto regionale: Alessio D'Amato oggi ha dichiarato che lasciamo perdere i sondaggi, perché in questo momento i sondaggi li ha definiti forme di distrazione di massa. I sondaggi di questi giorni hanno un grande limite, da una parte c'è tantissime persone ancora che non sanno che si vota e anche quelli che sono intervistati una buona parte sono indecisi. È chiaro che i sondaggi hanno anche un limite ulteriore,
quello di non tenere a mio avviso in grande considerazione il peso del candidato presidente e diciamo essere fatti sull'onda di un sondaggio d'opinione politico. Io credo che invece la forza anche dei candidati consiglieri, di chi è stato protagonista di una stagione di 10 anni, possa produrre sul territorio un grande recupero. In questo senso anche dalla provincia di Latina può partire un segnale importante per il risultato globale generale.